Buon pomeriggio a tutti. Oggi parliamo della strana morte del maresciallo Antonino Lombardo, una morte che è stata archiviata come suicidio, ma almeno noi non ci crediamo, non ci crede la figlia che è in collegamento con noi, Rossella. Buonasera Rossella, Buonasera, non ci crede buonasera a voi. Carmine Mancuso, che è pure in collegamento con noi, non ci crede nemmeno Giovanni Tormin. Allora, buon pomeriggio anche a voi. Allora Carmine, ricominciamo, Grazie. ritorniamo a parlare di questo argomento. Lo faccio, diciamo, con piacere, se si può dire, perché tra l'altro ho visto pubblicato su Facebook un post di Rossella nel quale evidenzia due firme, una sicuramente del padre e l'altra che è la firma che si trova apposta nella lettera che è stata trovata al momento, diciamo, del suicidio. Ecco, questo fatto mi ha fatto molto riflettere perché è evidente che le due firme non sono assolutamente simili, uguali, ci sono delle differenze notevoli. E questo non fa che aumentare i dubbi che già avevamo espresso, diciamo, nella precedente trasmissione. Allora, io direi che, a prescindere da noi quattro, coloro i quali sono perplessi sulla purtroppo tragica fine del maresciallo Lombardo siamo in tantissimi. E questo lo dimostra il fatto che su questa morte è stato steso un velo di silenzio. Non se ne parla più, e nessuno nei palazzi che dovrebbero eventualmente dare risposte ha interesse a far conoscere meglio, ancora di più, tutti i particolari scabrosi che sicuramente mettono in discussione la versione ufficiale, e mi riferisco ai palazzi di giustizia, ai comandi da cui dipendeva il maresciallo Lombardo. E vorrei fare soltanto un piccolo preambolo. Noi in queste ultime ore, ma già da ieri, da uno scoop giornalistico, abbiamo appreso l'ennesima tegola che è caduta sulla magistratura. Non bastava tutte le perplessità, appunto, che noi cittadini abbiamo sul fatto che la giustizia non funziona, non bastava il caso Palamara che ha scatenato, ha aperto un vaso di Pandora segnalando un verminaio che, insomma, obiettivamente è orribile per chi crede nei valori, nella giustizia. Oggi abbiamo saputo, insomma, addirittura di una loggia segreta che si chiama Ungheria, se non ho letto male, a cui appartenevano magistrati antimafia, magistrati che sono quelli che avrebbero dovuto, insomma, eventualmente dirigere e collaborare con il maresciallo Lombardo per le indagini che lui faceva. Qual è allora l'aspetto, diciamo, ulteriormente ancora più drammatico sulla vicenda del maresciallo Lombardo? Il maresciallo Lombardo era un eccellente sottufficiale, aveva uno stato di servizio che era veramente, insomma, cioè, di grande prestigio. Non a caso era il comandante di una stazione di carabinieri importante come Terrasini, in un territorio ad altissima densità di mafia come Terrasini. Maresciallo Lombardo, lo scrive lui stesso, era stato uno dei protagonisti per la cattura di Totò Riina quando fu nei Rossi. E per concludere questo breve passaggio, tanto per inquadrare meglio la figura del maresciallo Lombardo, lui stesso scrive che, a qualora fosse vero che si fosse suicidato, era perché non voleva assolutamente che ne avesse danni e nocumento la famiglia. Ma scusate, ma il maresciallo Lombardo doveva essere protetto semmai dalle istituzioni, dalla stessa arma a cui apparteneva. Quindi uno si suicida per proteggere la famiglia. Ma la cosa mi sembra molto perplessa, ci lascia molto perplessi e lascia molti interrogativi che noi cercheremo, grazie a tutti quelli che siamo presenti, a Rossella soprattutto, di poter dipanare. Allora, Rossella, noi come avevamo promesso ci siamo ricollegati a dimostrazione del fatto che vogliamo supportare la vostra battaglia, chiaramente ciascuno con i propri mezzi. E, ripeto, mi ha colpito questa lettera, non che io voglia bloccarmi solo su questo argomento, ma questo ci dà lo spunto per parlare anche di altre cose, perché questa lettera racchiude tanti segreti, a cominciare appunto della firma. È evidente, io ce l'ho qua fotocopiata, è evidente che le due firme non sono identiche. Allora, innanzitutto appunto ci tenevo a ringraziarvi per avermi dato nuovamente la possibilità di continuare a parlare di questa storia perché mi creda, non è scontato. Il silenzio è veramente assordante. Il silenzio che avvolge questa storia in questi anni è assordante, nel senso che nessuno appunto vuole più prendere l'argomento, nessuno più vuole ricordare quest'uomo che invece credo che sia giusto ricordare la figura del maresciallo Lombardo, a prescindere da mio padre, quella è una cosa personale, quella è una cosa familiare, ma per quanto riguarda appunto questa figura di questo carabiniere che credo che in 31 anni di servizio ha dato tanto all'arma dei carabinieri, ha dato la vita in tutti i sensi. Quindi forse qualche spiegazione ancora la meritiamo, forse qualche
risposta alle nostre tante domande, i dubbi che appunto fanno parte di questa vicenda, forse la meritiamo, almeno credo. Poi, insomma, io sa, quando leggo ancora quella frase, la legge uguale per tutti, mi auguro che veramente lo sia. Comunque, a prescindere da tutto, la lettera, io ho sempre detto una cosa. È vera o non è vera? Questo ovviamente non lo posso stabilire io. Questo doveva stabilirlo da subito un perito, cosa che non è stata fatta. Perché, come non è stata fatta appunto la perizia calligrafica, non è stata fatta l'autopsia, questo l'ho detto miliardi di volte, ma continuerò a dirlo, perché sono due cose gravissime. Non puoi assolutamente lasciare nessun dubbio su questa vicenda. Ripeto, come fai a stabilire che l'ha scritta veramente lui? Io mettendo a confronto, a parte le firme, io metto a confronto proprio tutta la scrittura di papà. Ed è completamente diversa. Ora qualcuno potrà dirmi, beh, lo stato d'animo, il momento. Sicuramente, nessuno lo mette in dubbio. Però scusatemi, allora ditemi, come diceva prima Carmine, perché, se è vero che la scrive mio padre, lui scrive mi uccido per non dare la soddisfazione a chi di competenza di farmi ammazzare e mettere in pericolo la vita di mia moglie e dei miei figli che sono tutta la mia vita. Ora, scusate, questo cosa significa? Che quest'uomo ha scoperto che è in pericolo, che è in pericolo lui, che è in pericolo la sua famiglia. Bene, chi glielo ha riferito? Che cosa è successo? Cosa hanno scoperto? E in tutto questo che fanno non lo aiutano, non cercano di dargli una mano per venire fuori da questo tunnel dove lui purtroppo era entrato a far parte. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, mio padre è stato abbandonato da tutti. Questo lo voglio precisare, perché appunto mi voglio allacciare a un discorso che mio padre ci fece una settimana prima di morire. Mio padre, capendo appunto la situazione pericolosa che stava affrontando, riunì la famiglia e ci chiese se eravamo disposti a lasciare per un po' di tempo la Sicilia, soprattutto dopo la morte del suo confidente, che per lui fu un segnale chiarissimo. Ci chiese appunto se eravamo disposti ad andare via per un po' per fare calmare le acque. Ovviamente noi in famiglia eravamo tutti d'accordo, figuriamoci, andiamo dove vuoi, andiamo fuori dall'Italia, dove meglio credi. Perfetto, lui si era sentito ovviamente rincuorato dalle parole dei suoi familiari. Bene, l'indomani andò in ufficio a Monreale e parlò col suo diretto superiore, gli espose appunto tutte queste sue perplessità, queste paure, chiamiamole paure, e gli hanno risposto assolutamente no, tu ci servi qui. Beh, vi lascio immaginare come papà è tornato a casa. Quando ci ha riferito quelle parole, lo abbiamo visto veramente sconfortato, amareggiato. Cioè, lui era andato a chiedere aiuto alla sua seconda famiglia, perché lui riteneva l'arma dei carabinieri la sua seconda famiglia a tutti gli effetti, e gli hanno chiuso le porte in faccia dicendogli tu ci servi qui. Ma tu ci servi qui in che senso? Perché a questo punto non capisco più. Non l'ho mandato in America e dite che lo fate per preservarlo, volete mantenere ancora la sua figura protetta, perché visto dopo gli attacchi della trasmissione temporale era stato bruciato appunto per quel viaggio. E allora che fate? Non gli date un minimo di protezione? Mio padre vi chiede aiuto e voi gli chiudete la porta in faccia dicendo no, tu ci servi qui? Scusate, secondo me c'è qualcosa che non torna. Giovanni, è difficile seguire una scaletta perché, ripeto, chiaramente comprendiamo benissimo lo sfogo di Rossella Lombardo, perché è uno sfogo legittimo. La vicenda, diciamo, che si manifesta in un contesto particolare. Se andiamo noi ad analizzare chi sono i responsabili del Rossi in quel periodo e le condanne che queste riceveranno, tra cui abbiamo un generale di corpo d'armata come Subranni, il cui borsellino informa la moglie che questo è punciuto,
cioè in gergo mafioso vuol dire che ha fatto un patto con la mafia e quindi è al servizio sia dello Stato che della mafia. Come si è arrivato ai vertici non si sa, in quanto già dei dubbi erano emersi per il caso impastato, che lui aveva depistato alcune cose, sembra, io leggo. Ho avuto modo di approfondire alcuni atti che tra l'altro presidente della commissione antimafia giusto era un certo Lumia, che rientra nel caso Contante. Ma qui ci sono altri ufficiali condannati e sono De Donno e Mori. Di conseguenza diciamo che questo sottufficiale, parlo di Lombardo, si viene a trovare in una situazione senza dubbio pericolosissima, se andiamo a vedere tutti i casi. Lui, ripeto, partecipa alla cattura di un criminale potente come Totò Riina e in quella villa non si va a fare una perquisizione. Cos'è che sa Lombardo che gli altri non vogliono che venga fuori? Infine, come mai parte prima una serrata televisiva con una manifestazione con un Santoro che addirittura non permette a un ufficiale di difendere il sottufficiale Lombardo? E poi in maniera incauta viene calunniato sia dal sindaco di Terrasini, e parliamo di Maglio Maele, sia dal sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. E dopo avviene l'omicidio. Ora, noi abbiamo assistito a tanti pentiti, ultimamente abbiamo anche il pentimento di un magistrato come Palamara che svela alcuni arcani. Quindi è una situazione molto complessa che soltanto a pensare tutto questo quadro dovrebbero essere riaperte le carte e iniziare un nuovo processo. E secondo me lo dovrebbe fare anche la stessa arma dei carabinieri per dare giustizia al generale, ma anche ripulire quella che è, perché adesso veramente dico, ci sono queste marce. Che cosa si dovrebbe fare per fare riaprire questo caso? Allora, io ecco, vorrei anzitutto soltanto spendere due parole per ulteriormente confutare il famoso contesto che ha fatto Giovanni, che è molto acuto e molto penetrante, insomma, ed è di una lucidità impressionante. Peraltro quello che ha detto Rossella è angosciante, non soltanto come figlia, ma come cittadina, quando dice la legge vuole per tutti, e io aggiungo, i magistrati giudicano in nome del popolo italiano, ma sul popolo italiano lo volete informare perché è morto il maresciallo Lombardo? E allora vorrei dire, cosa dice il maresciallo Lombardo che lascia come testimonianza in maniera imprescindibile su una pista, insomma, che bisognerebbe per forza seguire? La delegittimazione del mio operato sorge sul fatto che io sono stato in America e stavo convincendo lontano Badalamenti, importantissimo, fondamentale capo, insomma, di Cosa Nostra, a poter venire in Italia per collaborare. Ma se lontano Badalamenti fosse venuto in Italia per collaborare, per accordi presi col maresciallo Lombardo, che era una persona che gli aveva assicurato, insomma, la piena possibilità di poter dire quello che voleva, noi abbiamo il precedente di Tommaso Buscetta, che dice tutto tranne che i nomi giusti che deve fare dei politici, e Taro Badalamenti, che invece sicuramente avrebbe aperto una falla che sarebbe stato ancora peggio del famoso vaso di Pandora a cui già lo ripeto prima. E allora che bisognerebbe fare? Bisogna che si crei attorno a Rossella, attorno alla famiglia Lombardo e in nome del popolo italiano, un movimento d'opinione che vuole sapere a tutti i costi la verità, vuole sapere non soltanto da questi magistrati antimafia che vanno a fare i sociologi e vanno a fare le interviste televisive chi sono gli esecutori, ammesso che siano esattamente loro, e probabilmente sono loro, cioè Riina, Provenzano e compagnia cantante. Vogliamo sapere i nomi dei mandanti e vogliamo sapere il motivo per cui è morto il maresciallo Lombardo, il quale indubbiamente non fa riferimento a nessun pecoraio, a nessun assassino mafioso, ma parla di cose di un certo livello, di un certo grado, e parla anche, insomma, di palazzi dove non si può penetrare perché chiaramente, insomma, la gestione non è democratica, non è lineare. Senti Carmine, ecco, Rossella, qual è lo stato d'animo? Cioè, c'è sempre questa forza di continuare oppure ci sono veramente momenti di sconforto che, insomma, fanno pensare, cioè, forse è meglio abbandonare tutto? Qual è al momento lo stato d'animo? I momenti di sconforto ci sono ogni giorno.
ogni giorno, perché ripeto, quando ti trovi davanti questi muri, questi silenzi, scusate se sono ripetitiva, ma purtroppo è così, i momenti di sconforto ti assalgono. Però poi sinceramente, guardando le sue fotografie che ho in casa dappertutto, dico sempre, per lui dobbiamo andare avanti fino alla fine, anche se non riusciremo ad ottenere nulla, non mi importa, però un giorno potrò dire ho provato a dare giustizia a mio padre, come io, come i miei fratelli, come mia madre, lo dobbiamo assolutamente per papà, perché papà non ha avuto la possibilità di rendersi giustizia da solo, e quindi ci sono i figli che devono fare assolutamente di tutto per lui. Ora, mi scusi se mi permetto di tornare un attimino a quella sera, perché credo che sia importante appunto... Ma io difatti volevo centrare su quella sera, diciamo, la discussione. Ma io ritengo altrimenti... che per fargli aprire il caso bisogna evidenziare alcuni aspetti che forse erano sfuggiti agli inquirenti. Non credo che siano sfuggiti, perché come le cose le sappiamo noi, le sanno benissimo anche loro, quindi non credo che gli sia sfuggito. E appunto nulla. Per questo comunque bisogna evidenziarle, perché nel caso in cui si possa dire che erano sfuggite, allora dimostriamo in questo caso. Anche perché qualcuno ancora oggi mi deve spiegare perché non fa l'autopsia sul cadavere, perché decide di non far eseguire l'autopsia sul cadavere. Non mi può dire che non è stata fatta per una questione di umanità. Scusate, io veramente mi sento offesa nel momento in cui mi sento dire che non è stata fatta per una questione di umanità. L'umanità te la tieni per te, per le tue cose personali, tu lì stai lavorando e devi svolgere un servizio. E tu mi devi dire come, perché muore mio padre, appunto, non voglio sapere altro. Io qui ho davanti la dichiarazione dell'allora colonnello Cagnazzo, l'ultima persona che incontra mio padre quella sera, l'ultima. Il colonnello Cagnazzo dice che dopo un lungo colloquio avuto con mio padre si lasciano intorno alle 20:35. Quindi alle 20:35 mio padre si congeda dal colonnello Cagnazzo dicendo che deve andare a casa perché la moglie e la figlia lo stanno aspettando, cosa che era vera tra l'altro, perché dovevamo uscire quella sera tra l'altro con degli amici. Quindi papà si lascia così col colonnello Cagnazzo. Bene, questo succede alle 20:35. Il colonnello Cagnazzo intorno alle 20:45 scende dal suo ufficio e porta a passeggio il cane. Portando a passeggio il cane nel cortile, nel posto auto dove poi sarà ritrovato mio padre, trova davanti a sé un colonnello che appunto era... quel posto era assegnato a lui, visto che era... che viveva lì in caserma, e lo vide, hanno scambiato due chiacchiere, il colonnello gli disse che doveva uscire con la moglie, insomma, e quindi il colonnello Cagnazzo fece caso che quel posto era occupato ovviamente da chi ne faceva uso. Questo, ripeto, avviene alle 20:45, quindi mio padre dove è andato in quel momento non si sa. Il colonnello Cagnazzo, dopo una mezz'oretta circa, torna al suo alloggio e vede quel posto vuoto. Quindi lì la macchina di mio padre ancora non c'è. Intorno alle 20, alle 21 e 15 circa, 21 e 30, insomma, ancora quella macchina non c'è, non se ne sa nulla. E queste notizie poi come fate a saperle? Perché ho le dichiarazioni che hanno rilasciato in procura, io ripeto tutto quello che riferisco, lo prendo da quello che ho preso in procura. Ma lo chiedo volutamente per farlo. Certo, assolutamente, assolutamente giusto. E ripeto, appunto, il colonnello Cagnazzo dice che nel momento in cui rientra nel suo alloggio non vede quella macchina. Il posto è vuoto, tra l'altro, perché il colonnello Minnella, così si chiama, infatti aveva lasciato libero il posto perché era uscito con la moglie. Perfetto. Chiudo questa parentesi. Nel frattempo andiamo a leggere le dichiarazioni dei carabinieri che quella sera erano di Piantone. No, intanto Cagnazzo dichiara anche che Lombardo era tranquillo e sereno. Era tranquillo e sereno, tra l'altro quando viene a casa mia a parlare con mia madre dopo qualche giorno, perché mia madre ovviamente chiedeva e faceva tante domande per capire bene cosa fosse successo quella sera, eccetera, eccetera. Lui
ci risponde che papà era tranquillo, sereno, rideva, scherzava. Quindi una persona che ride, scherza tranquillamente, all'improvviso, secondo loro, scende e si ammazza. Quindi questa è la teoria. Mi sembra un attimino. Vabbè. Comunque, ripeto, ci sono questi due piantoni, di cui forse vi accennavo la volta precedente, che dicono tutte e due la stessa identica cosa. C'è l'ufficiale di picchetto che quel giorno incomincia il suo servizio alle 16 e lo termina alle 24. Quindi loro dicono che mio padre si reca al comando leggero intorno alle 19, quindi per forza devono vederlo, no? Perché l'orario coincide con l'orario di servizio di questi ufficiali di picchetto. Allora, dicono, uno di loro dice: i miei compiti istituzionali in quel momento erano i seguenti: controllare e ispezionare i locali della caserma e verificare lo svolgimento dei servizi di vigilanza alle porte di accesso site rispettivamente in via Papireto e Corso Vittorio Emanuele. Quindi mio padre in teoria deve entrare da lì per forza, non ha altro modo. Lo stesso dice: la sera in cui il maresciallo Lombardo si suicidò, io non ricordo di averlo visto né in entrata né in uscita, anzi lo escludo categoricamente. Non ho neppure sentito esplodere il colpo di arma da fuoco. Quindi. Però il capitano ultimo dice di aver sentito un rumore, un tonfo. Lui è l'unico che a distanza di più di 70 metri dice di sentire un tonfo, quindi non lo sente. In sostanza cosa vogliamo dire? Che probabilmente può essere stato ucciso lontano dalla caserma e poi portato là. Scusate, soltanto un po' tecnico. La calibro 9 lunga in dotazione al maresciallo Lombardo e alle forze di polizia è un cannone, non è un tonfo, non può essere un tonfo, è una cannonata. Ma di fatti tu che sai bene l'hai potuto dire. Di norma un tonfo, io da ignorante ovviamente parlo, forse si sente quando c'è un silenziatore, forse si dovrebbe sentire un tonfo, sbaglio. Ma con un'arma di quel calibro sentire un tonfo mi sembra veramente assurdo. Tra l'altro detto da chi ne dovrebbe sapere molto più di me, insomma, mi vengono veramente delle perplessità. Giovanni, cosa volevi dire? Così. Io cosa voglio dire? Questo caso è la riprova che alle analisi serie si preferisce la liturgia e la spettacolarizzazione e il restauro delle facciate senza entrare nei meandri delle situazioni. Ci sono, ripeto, tutti gli elementi per poter pensare male. Questa ambulanza misteriosa che entra in caserma, chi c'era sopra questa ambulanza? Chi chiama questa ambulanza? Non si è mai capito. O se il corpo era dentro l'ambulanza. È una cosa che ovviamente ci è passata per la mente. Un'altra cosa, la sera che ci danno la notizia di papà, ci fanno una perquisizione, tra l'altro veramente anche con modi, devo dire, alquanto incivili, perché si presenta da me un ufficiale dell'arma urlandomi e strattonandomi, dicendo che voleva i documenti di mio padre, mi chiedeva questi documenti. Io in quel momento, figuriamoci, non capivo neanche di cosa mi parlasse, che cosa, strattonandomi, urlandomi, sbattendomi, mi diceva: vammi a prendere i documenti di tuo padre. Io veramente sconvolta, perplessa, non capivo perché. Sto raccontando questo particolare perché poco prima di presentarsi questo ufficiale se ne presenta un altro che fa due punture a me e a mia madre. Perché ci fanno queste punture? Punto di domanda. E mi ha detto: è la prassi. Ora io chiedo ufficialmente, vorrei una risposta, pretendo una risposta, voglio sapere: è la prassi che vengono a fare delle punture per stordire i familiari dopo aver saputo una notizia così tragica? Punto. Scusatemi se mi sono trattata. La prassi potrebbe essere l'intervento di uno psicologo, ma non certamente. Infatti, perché tra l'altro in coincidenza con questa perquisizione Ci dobbiamo fermare assurdo. Perché il tempo si è esaurito. Che dire?
non ho raggiunto l'obiettivo, volevo sviscerare ancora di più l'argomento, però vuol dire che ritorneremo nuovamente. Però ripeto, secondo me bisogna concentrare l'attenzione su quei punti che possono innescare, diciamo, una riapertura del caso, perché è il caso che venga riaperto. Quindi grazie a voi. Grazie a voi.